Buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda, da lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Oggi partiamo dal conflitto in Ucraina perché nella notte diversi bombardamenti hanno colpito la capitale ucraina Kiev e la centrale nucleare di Zaporizhzhia, provocando almeno 8 vittime. Secondo il ministro degli esteri ucraino Kuleba, questi bombardamenti non avevano obiettivi militari, ma erano semplicemente il frutto della barbarie russa. Intanto il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha messo in guardia sui rischi legati alle ripetute interruzioni di corrente all'interno della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove la scorsa notte è stata interrotta ripetutamente appunto la corrente e quindi sono stati attivati gli alimentatori diesel di emergenza per garantire l'alimentazione minima alla centrale nucleare. In tal senso, però, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto spiegando che il sistema energetico è stato ripristinato e sono state imposte restrizioni in tutte le regioni colpite, che dovrebbero essere 10. E passiamo in Italia perché domani ci sarà l'udienza del processo in corso davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, che vede Matteo Messina Denaro imputato per le stragi di Capaci e Via D'Amelio che costarono la vita ai giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e agli uomini della loro scorta. In questo procedimento Matteo Messina Denaro non verrà assistito dal suo legale di fiducia, la nipote Lorenza Guttadauro, che ha scelto di non difendere lo zio in questo procedimento. E poi il pacchetto varato dal governo durante il Consiglio dei Ministri che si è svolto questo pomeriggio a Cutro, un pacchetto che prevede da una parte il pugno di ferro contro i trafficanti di uomini ed espulsioni più efficaci e dall'altra la semplificazione delle procedure per chi vuole entrare legalmente in Italia e l'estensione del decreto flussi. Inoltre, sulla strada che porta a Cutro, dove si è svolto il Consiglio dei Ministri, sono apparse diverse scritte, tra cui una contro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che recitava Cutro non difende Piantedosi. E chiudiamo con le parole del presidente della FIGC che ha commentato l'approvazione della risoluzione da parte della settima commissione del Senato a sostegno della candidatura italiana per organizzare i campionati europei di calcio del 2032. È un atto politico di grande valore perché unanime e trasversale sono state le parole di Gabriele Gravina. Per oggi è tutto, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Flash News, domani sempre alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.